Cari amiche e amici del Bologna Center, ministro, prefetto, sindaco, magnifico rettore, autorità civili e militari, cittadini, alunni, docenti e studenti presenti in sala, vi ringrazio di essere oggi con noi per celebrare il nostro 60° compleanno. Vorrei iniziare con un breve sommario della storia del Bologna Center, adesso chiamato Size Europe a Bologna, per contestualizzare un po' questa celebrazione storica e sono sicuro che ci sono tanti studenti che non conoscono ancora questa storia. Il Bologna Center è nato dal desiderio di Grove Haines di creare un programma di studi universitari americani in Europa, un luogo dove giovani europei ed americani potessero imparare insieme come aiutare l'Europa a rinascere dopo una lunga guerra fratricida e devastante. Haines voleva una scuola che insegnasse ai futuri leader ad andare oltre i confini e i pregiudizi nazionali e cooperare insieme per raggiungere traguardi internazionali comuni. Haines ebbe l'idea di un centro di studi americano per europei in Europa alla fine degli anni 40, mentre lavorava a Milano. La proposta all'allora Dean di Size, Thayer, che pur non molto convinto, autorizzò di esplorare la possibilità di e cercare i fondi necessari. Haines cominciò a viaggiare attraverso l'Europa alla ricerca di una sede adatta e nel 1952 incontrò il rettore dell'Università di Bologna, Felice Battaglia, che non solo condivise l'entusiasmo per questa nuova idea, unica in Europa, ma offrì di utilizzare gratuitamente uffici, classi e l'enorme biblioteca dell'Alma Mater. Non poteva esserci di meglio per lanciare un nuovo e innovativo programma accademico che la sede della più antica università del mondo occidentale ed una delle sedi accademiche più rinomate al mondo. Nella città chiamata La Dotta, per oltre 900 anni, conto di centri di studi e meta di professori e studenti provenienti da tutta Europa. L'inaugurazione del Bologna Center si celebrò nell'Aula Magna il 22 febbraio 1955. Più di 1.000 ospiti furono presenti alla cerimonia solenne. Un corteo di paggi in perucca, costume medievale con in mano la mazza cerimoniale proprio all'italiana, scortò la processione di dignitari, tra cui l'allora ministro dell'istruzione italiano e l'ambasciatrice americana Clare Booth Luce. La prima sede del Bologna Center si aprì in Largo Trombetti, che è qua vicino, al centro del quartiere universitario di fianco al rettorato. La prima classe era formata da due studenti austriaci, due francesi, due italiani e quattro americani, insieme a quattro professori. Infatti, seduti in sala, Ludovico Massetti, classe 57-58, e Angelica Mercurio Ciampi, classe 58. Benvenuti. Il semestre successivo avevano incominciato a insegnare figure prestigiose come Antonio La Pergola, Federico Mancini, e sua figlia insegna ancora tra noi, seguiti da Pierre Hassner, Altiero Spinelli, il fondatore del Movimento Federista Europeo, e Robert Mundell, che negli anni 60 elaborò a Bologna molte delle teorie con cui vinse nel 1999 il premio Nobel dell'economia, e molti altri. Ci sono oltre 440 tra docenti attuali e predecessori. Presenti in sala, Giorgio Basevi, docente dal 1969, è il mio professore di teoria monetaria. Gianfranco Pasquino, alunno del Bologna Center 67, il Masters a Washington nel 68, docente dal 1973 e
e anche adesso il nostro senior adjunct professor, è il mio professore di politica italiana, è un po' cambiata da come era in quell'epoca. La moglie Marina e il figlio Francesco del nostro caro collega Mario Biagi, docente dal 1982 al 2002. Francesco continua a contribuire al nostro CCSDD. Vera Zamani, docente dal 1975, che sentiremo tra poco. Stefano Zamani, docente dal 1978 e attualmente il nostro vice direttore per affari internazionali. Paolo Calzini, docente dal 1969, non presente però ancora insegna qua questo semestre. Vorrei anche aggiungere il nostro John Harper, che ha incominciato solo nel 1981, ma è l'unico a fare tutta la sua carriera qua al Bologna Center. E anche lui era il mio professore, anche se sembra più giovane di me. Il 27 aprile 1961 il presidente della Johns Hopkins, Milton Eisenhower, il fratello del presidente Eisenhower, alla presenza del sindaco di Bologna, Giuseppe Dozza, inaugurò il nuovo edificio di via Belmeloro 11, designato dall'architetto Enzo Zaccheroli, nel quale ci troviamo oggi. L'inaugurazione del nuovo edificio segnò la fine del Bologna Center come esperimento. La scuola era ora una realtà stabile e di grande prestigio internazionale. E stiamo facendo il nostro meglio per continuare questa grande tradizione. I miei 8 predecessori, Haynes, Sefadi, Cole, Tiersky, Gard, Evans, Lino e Ken Keller, che è tra di noi oggi, benvenuto Ken, che hanno tutti contribuito alla crescita del Bologna Center, mi hanno lasciato l'istituzione in piena salute. Adesso abbiamo quasi 7.600 ex alunni provenienti da 115 nazioni diverse, ambasciatori di Bologna nell'Italia e nel mondo. Anche se la nostra storia non è come quella dell'Unibo, che è tra le più belle del mondo, anche le nostre radici, la nostra essenza e il nostro orgoglio sono puramente bolognesi. Allora, insieme alla facoltà e lo staff di Science Europe a Bologna, vogliamo ringraziare la città e i suoi cittadini attuali e del passato per la loro accoglienza questi ultimi 60 anni, come spero farà il mio successore tra 60 anni da oggi. Ovviamente non sarò io. Science continua a essere un'impronta di eccellenza in Italia, Europa e nel mondo. Il numero medio di studenti di master e dottorato in questi ultimi 5 anni è stato intorno a 190, provenienti da più di 40 paesi. Nonostante la sfida economica in Europa e altrove, la qualità delle domande continua a aumentare e i nostri studenti continuano ad essere entusiasti, diligenti e innamorati della loro città di accoglienza. Dopo un secondo anno di studi al nostro campus di Washington DC ricevono un master's e trovano posti di lavoro in tutti i settori immaginabili, inclusi diplomazia, settore privato, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative ed educazione. Personalmente ho già avuto il piacere di insegnare al gruppo di quest'anno un corso sullo sviluppo economico asiatico e il commercio internazionale. Vi posso assicurare che questa classe è molto valida sia dal punto di vista di accademico, sia per quanto riguarda i loro interessi nella cultura, l'arte e la società italiana. Potrei parlare per molto delle virtù dei nostri studenti, ma ovviamente ho opinioni di parte. Non vorrei sottrarre tempo all'intervento del nostro ospite d'onore, Ministro Padoan. Però prima di dare la parola al Ministro, vorrei invitare la nostra collega, professoressa Vera Zamani, a condividere un po' delle sue esperienze presso il Bologna Center in questi ultimi 4 decadi. La professoressa Zamani vi è ben nota. Vorrei solo ricordare che è laureata in filosofia presso l'Università Cattolica di Milano e ha fatto studi postgraduate all'Università di Oxford
dove ha conseguito il dottorato in storia economica. Ha insegnato presso alcune università italiane, ultimamente all'Unibo, e con noi dal 1975. La professoressa Magni è una delle più note studiose della storia economica italiana, ed è stata segretaria della Società Italiana degli Storici dell'Economia, membro del Comitato 10 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, reggente della filiale di Bologna della Banca d'Italia e vicepresidente della Giunta regionale d'Emilia-Romagna. Vera, tocca a te. È davvero un grande onore per me parlare qui quest'oggi, anche se devo questo al fatto che è 40 anni che insegno in questa istituzione e questo forse magari, ecco, non è la cosa più divertente da dire. Tuttavia, devo dirvi che quando sono venuta qui ero giovanissima, una delle più giovani del luogo, forse la più giovane, e mi ero molto meravigliata che mentre l'università italiana, tornata da Oxford, fece della fatica ad accogliermi, invece in questo luogo feci una domanda, considerarono che avevo delle possibilità e mi diedero questa chance. Pensate che il mio primo insegnamento fu statistica, qualche cosa di distantissimo da ciò che normalmente praticavo e che poi avrei continuato a praticare, ma questo vi dà la misura di come questo ambiente americano riesca a offrire delle opportunità che poi naturalmente devono essere colte. Il fatto che abbia continuato ad insegnare da allora fino ad oggi senza mancare un anno dice appunto che evidentemente c'è stato un feeling reciproco da parte mia e da parte dell'istituzione per essere qui. Ho incontrato colleghi di ogni genere, colleghi molto famosi come quelli che sono stati nominati prima da Mike, ma anche colleghi molto giovani e devo dire alcuni di questi sono stati miei studenti. Questo mi ha fatto ovviamente un grandissimo piacere, c'è qualcuno anche seduto in sala qui che è stato mio studente qui e che poi è diventato professore. Ma ho avuto decine, centinaia di studenti che hanno fatto tante carriere e che spesso si ricordano di me quando vengono qua, mi mandano un messaggio o mi invitano da qualche parte, quindi devo dire che questo è un ambiente che non è soltanto volto all'insegnamento e alla ricerca, ma anche proprio a mantenere delle relazioni. Il fatto che queste relazioni siano senza frontiere è forse la sua unicità migliore. Devo dire che sono anche molto, pretendono gli studenti qua, no? Perché sanno che hanno dovuto avere una selezione molto forte per arrivare in questo luogo e quindi giustamente si aspettano che l'insegnamento sia di alta qualità. E questo dà grandissimi incentivi ai professori a fare al meglio e anche la possibilità da parte dei professori di imparare da loro, perché spesso, quasi sempre sono veramente studenti di qualità e quindi non imparano semplicemente a memoria, no? Ma cercano di elaborare loro stessi nelle loro molte tesine che scrivono, nelle discussioni che si fanno in classe, quello che si discute insieme. E quello che mi ha sempre interessato particolarmente è che non chiedono solo informazioni, ma vogliono pensieri, vogliono suggerimenti di vita, vogliono interpretazioni, perché è questo che a loro importa molto di più rispetto di informazioni che bene o male avrebbero la capacità di imparare anche da soli. E quindi anche questo incentivo è importante per i professori. Ci sono stati, devo dire, tre stadi in questo lungo periodo di 40 anni che ho passato in questa istituzione, che sono stati caratterizzati da un contesto diverso. Il primo stadio è quello degli anni 70, anni 80. Bologna veniva vista come modello sociale, comunismo dal volto umano, anche se poi c'erano delle lotte, diciamo, anche piuttosto violente a volte, no? Ma comunque con quell'idea di vedere una sperimentazione sociale diversa. E in quel periodo grandi discussioni si facevano
sui destini sia del capitalismo che appunto del socialismo, e diciamo che forse quello è stato il periodo dal punto di vista della mobilitazione sociale ed intellettuale più forte. Poi c'è stato un secondo periodo, quello dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica, dove l'argomento forte è stato l'allargamento dell'Europa, la moneta unica, e veramente questo progetto di costruzione, di avanzamento della costruzione europea, che ha interessato tantissimo. Gli studenti venivano qui per studiare proprio questo, e Bologna aveva ancora una posizione favorevole per radunare professori e anche studenti che fossero interessati particolarmente in questa direzione. È stato il periodo degli studi europei più vivace. E adesso siamo invece in un terzo periodo, altrettanto interessante, anche se molto diverso, che è quello della globalizzazione e di come fronteggiare la crisi. L'ascesa dell'Asia, il Medio Oriente, infatti anche dal punto di vista degli insegnamenti la scuola si sta adattando a questo periodo diverso, siamo in grado di attirare, prima, come dire, la concentrazione degli studenti era soprattutto Europa e Stati Uniti, adesso invece abbiamo veramente una apertura a tutto campo e attiriamo studenti da qualunque parte del mondo. E certamente venire a Bologna ha ancora un suo senso, ma forse un po' di meno di quello che aveva in precedenza, e quindi io direi che questa è un'osservazione che offro a chi è qua presente, nel senso che noi come scuola ce la stiamo mettendo tutta per offrire da questo luogo questa apertura globale. Credo che anche la città dovrebbe a questo punto fare la sua parte, perché altrimenti non potrebbe più pretendere quella importanza e quella centralità che ha invece avuto fino ad oggi. Grazie. Grazie Vera. Adesso voglio presentare il nostro speaker d'onore. Percalo Padoan è ministro dell'Economia e delle Finanze dal 22 febbraio 2014, quindi buon compleanno. Oh. Domani va. Signor Padoan è stato professore di economia presso l'Università La Sapienza di Roma e direttore della Fondazione Italiani Europei, centro di ricerca dedicato ai temi di politica economica e sociale. Il 1 giugno 2007 ha assunto le funzioni di vice segretario generale dell'OCSE, il 1 dicembre 2009 è stato nominato anche capo economista, pur mantenendo il suo ruolo di vice segretario generale. Oltre a dirigere il Dipartimento di Economia, Piercarlo è stato il finance deputy del G8, per l'OCSE è capo della Strategic Response, Green Growth Strategy e dell'Innovation Strategy, che mi ricordo benissimo. Dal 2001 al 2005, Percalo Padoan è stato direttore esecutivo italiano al Fondo Monetario Internazionale, anche per conto di Grecia, Portogallo, San Marino, Albania e Timor-Leste. Come membro del Consiglio esecutivo ne ha presieduto diversi comitati. Durante il mandato al FMI è stato incaricato anche del coordinamento dell'Unione Europea. Dal 1998 al 2001 è stato consigliere economico dei presidenti del Consiglio Massimo D'Alema e Giuliano Amato, con incarichi di politica economica internazionale. Ha coordinato la posizione italiana nei negoziati per l'Agenda 2000 sul bilancio europeo, l'agenda di Lisbona, il Consiglio europeo, i vertici bilaterali e il summit del G8. Ha svolto incarichi di consulenza per la Banca Mondiale, la Commissione europea e la Banca Centrale europea, e naturalmente ha pubblicato articoli su diverse riviste internazionali ed è autore di vari saggi e testi di economia e finanza. Ho avuto il piacere di lavorare insieme al ministro Padoan presso l'OCSE per 2 anni
il posto di capo economista dell'OCSE è un incarico molto pesante e influente, ma Piercarlo ha contribuito enormemente al Dipartimento di Economia. Il suo nuovo posto come ministro di Finanza e Economia della Repubblica Italiana è senz'altro ancora più impegnativo e stimolante, ma anche dopo un anno si è dimostrato un ministro innovativo, altamente capace e diligente. Adesso gli do la parola per Carlo. Grazie Michael per le parole molto gentili e grazie a tutti per essere qui. Vorrei anche salutare molti amici e colleghi che vedo in aula. Non è la prima volta che vengo a SAIS, ma ovviamente non con questo nuovo lavoro che faccio da un po' di tempo. È poi veramente un piacere per me e un onore essere coinvolto nella celebrazione del 60° anniversario della SAIS per molte ragioni, una delle quali si riferisce strettamente al tema che voglio sviluppare tra un attimo, sul futuro dell'Unione Economica e Monetaria, e cioè il fatto che un'istituzione come la SAIS ha contribuito nei suoi 60 anni a crescere continuamente i rapporti profondi di fiducia reciproca e di abbattimento dei pregiudizi che ci sono sempre quando due importanti paesi entrano in contatto, fino a stabilire legami che non sono più scindibili. Questo è il concetto che vorrei sviluppare a proposito dell'Unione Economica e Monetaria in Europa, la fiducia reciproca, che secondo me è la chiave per capire quello che è successo negli anni recenti, quello che sta succedendo adesso e quello che potrà succedere in futuro. Come tutti voi sapete, le ragioni che hanno condotto alla istituzione dell'Unione Economica e Monetaria sono molteplici, però si possono leggere, secondo me, esattamente come il tentativo di costruire un meccanismo che producesse fiducia, un'istituzione confidence building. Non dimentichiamoci che l'Unione Monetaria è nata dopo che erano falliti altri tentativi di integrazione monetaria in Europa, naturalmente a cominciare dal sistema monetario europeo, che è stato sottoposto a meccanismi endogeni di crisi che si sono poi rivelati insostenibili. Mandel, che come è stato ricordato ha lavorato a lungo qui, è stato uno dei principali analisti di questo aspetto. L'Unione Economica e Monetaria, a mio avviso, è nata anche per costruire un meccanismo di fiducia all'interno dell'Europa, e la crisi che nel 2012 si è sviluppata in modo profondo è soprattutto una crisi di fiducia. Una crisi che ha rischiato di rendere reversibile l'Unione Economica e Monetaria. Questo è il punto. L'Unione Economica e Monetaria sta facendo progressi verso il risultato definitivo, e cioè verso l'idea acquisita, condivisa e non messa in discussione, che l'euro sia irreversibile. Se questo non viene completamente ottenuto, l'Unione Economica e Monetaria ritorna o diventa di fatto ad essere un sistema di cambi fissi, dai quali cioè è possibile separarsi se le condizioni lo rendono assolutamente necessario. Questa, secondo me, è la differenza fondamentale dal punto di vista del meccanismo istituzionale fra un sistema di cambi fissi, per quanto irrevocabili, come piace dire agli economisti, e un'unione monetaria. Le forze endogene che possono portare o meno alla irreversibilità o alla reversibilità di un accordo di unione monetaria sono quelli che Mandel ha studiato molto bene e che vanno tra l'altro sotto il nome di Impossible Trinity. Nel 2012, non dico una cosa non originale, lo sappiamo tutti, si è effettivamente presentato il rischio che l'unione monetaria diventasse reversibile, e il segno più evidente di questo si vedeva nell'altro fenomeno che di nuovo gli studiosi di quel periodo sanno molto bene, che si chiama frammentazione. Per un periodo di tempo non breve l'unione monetaria è stata un'unione nella quale c'era una moneta unica,
ma c'erano paesi diversi che avevano la stessa moneta unica, che però non era unica, non è un gioco di parole, ma è la frammentazione profonda di un sistema monetario. La moneta non circolava veramente e la finanza non circolava veramente senza limiti all'interno dell'Unione, ma quando arrivava ai confini di un paese si fermava e non andava oltre. Questo fenomeno si è andato approfondendo, poi sono state prese decisioni molto importanti che hanno invertito questa pericolosa tendenza e hanno riportato l'Unione monetaria verso un sentiero di confidence building. Dove siamo oggi? Naturalmente qui le opinioni divergono e io vi offro semplicemente la mia. Stiamo molto meglio di quanto non fossimo nel 2012, ma non siamo ancora in una situazione in cui si può dire che definitivamente l'euro sia irreversibile. L'euro sarà irreversibile in un momento che io ignoro nel futuro, ma che probabilmente ci sarà chiaro quando l'avremo superato, e non prima, perché almeno secondo me è molto difficile identificarlo, quando saremo tutti convinti che ci sarà stata una sostituzione di meccanismi. Il meccanismo che c'era nel 2012 era un meccanismo che si può identificare nel binomio sfiducia, mancanza di fiducia, segmentazione o frammentazione. Un fenomeno che rischiava di autoalimentarsi, mancanza di fiducia, quindi rifiuto di condividere con gli altri paesi membri dell'Unione monetaria effettivamente le caratteristiche di una moneta comune, accentuazione della frammentazione, identificazione dei problemi nelle realtà nazionali piuttosto che nelle realtà di sistema, aumento della sfiducia nel progetto generale. Questo circolo vizioso è stato interrotto, bisogna entrare in un circolo virtuoso nel quale al binomio sfiducia, segmentazione, frammentazione bisogna sostituirne un altro che io chiamerei fiducia mutualizzazione, e cioè messa in comune non solo di risorse finanziarie, messa in comune di istituzioni, condivisione di regole e di comportamenti. Il concetto di mutualizzazione è un concetto controverso che viene letto con atteggiamenti diversi a seconda di dove uno si colloca. Sicuramente nella mia esperienza del lavoro attuale posso confermare una cosa che voi tutti sapete o sospettate, e cioè che l'idea di mutualizzazione evoca reazioni diverse a seconda dei paesi che la evocano o seconda dei paesi che la ricevono. È un problema di confidence building in Europa che sicuramente non è ancora completamente realizzato. Rispetto al concetto di mutualizzazione, di solito si possono avere due atteggiamenti diversi, due estremi. Può essere vista come qualcosa di cattivo, di negativo, se si vede nella mutualizzazione la mutualizzazione dei rischi, il moral hazard, per cui alcuni paesi dicono non sono disposto a pagare rischi generati da altri che quindi richiedono di essere disciplinati, piuttosto che gli aspetti positivi della mutualizzazione che si possono sintetizzare nel concetto di risk sharing. Siamo, ripeto, in un percorso nel quale questi due concetti di mutualizzazione convivono, e questo non solo nello scambio dialettico delle opinioni, ma nel modo in cui le politiche economiche comuni dell'area euro vengono interpretate e messe in opera. Finché prevale un concetto negativo di mutualizzazione, il rischio di circolo vizioso permane. E se c'è un circolo vizioso come quello che accennavo prima, cioè il rifiuto della mutualizzazione e quindi carenza di fiducia reciproca, c'è un'altra conseguenza estremamente importante dal punto di vista del comportamento delle economie, che io sintetizzerei sotto il termine, se volete un po' semplice o semplicistico, di accorciamento dell'orizzonte temporale. Se pervade una sfiducia nei vicini con i quali si è deciso di mettere in piedi un progetto comune, si comincia a pensare esplicitamente o implicitamente
che questo rapporto comune non durerà per sempre, appunto il concetto di irreversibilità o meno, e di conseguenza le decisioni di politica economica, che come sappiamo tutti non sono gratuite, ci sono dei trade-off importanti, queste decisioni vengono prese avendo in mente non la continuazione della costruzione di un sistema comune, ma piuttosto l'accorciamento dell'orizzonte e un calcolo costi-benefici che si accorcia nel tempo. Da qui ne derivano molte conseguenze e di nuovo io, riflettendo sulla crisi acuta del 2012 della zona dell'euro, ricordo che quando questa è esplosa, non a caso se vogliamo, è esplosa perché è iniziata nello stesso paese di cui si discute fino a questa notte, in modo evidente si continuerà a discutere nei prossimi mesi, questa crisi iniziata in un paese ha trovato nel 2010 una unione monetaria ancora molto debole e fragile, nella quale molte delle istituzioni di cui oggi disponiamo non erano neanche pensate. La assenza di istituzioni e la convinzione che l'euro fosse non necessariamente irreversibile hanno reso quella crisi particolarmente difficile. Hanno anche, secondo me, avuto conseguenze importanti di cui ancora paghiamo i costi. Per esempio, hanno avuto, a mio avviso, la conseguenza che l'Europa ha ulteriormente accentuato la sua distanza dal comportamento dell'economia americana. Se c'è un dato da considerare, di nuovo lo sapete meglio di me, in questi mesi, è la diversa velocità con la quale l'economia americana sta allontanandosi dalla crisi rispetto a quella alla quale l'Europa sta allontanandosi dalla crisi, e la crisi in Europa è ancora molto più profonda, radicata di quanto non sia in America, dove i problemi, tanto per dirne uno banale, di gestione della politica monetaria sono problemi, come dire, magari averceli, piuttosto che problemi di gestione dell'uscita dalla crisi. I dati sono sotto gli occhi di tutti, l'Europa corre di meno degli Stati Uniti, gli Stati Uniti corrono di più, ma sottostante a questa diversa velocità c'è anche un diverso potenziale di crescita che a piena velocità sarebbe comunque più basso in Europa di quanto non lo è negli Stati Uniti. E quindi ci troviamo oggi in una situazione nella quale bisogna allo stesso tempo in Europa cercare di rimuovere gli ostacoli alla velocità di uscita dalla crisi e allo stesso tempo accelerare la costruzione di istituzioni comuni, e cioè fare del confidence building. Questo è il punto. E a seconda dell'atteggiamento che si prende nei vari paesi o nelle varie situazioni rispetto al futuro, questo intreccio fra velocità di uscita dalla crisi, quindi se volete un aspetto più macroeconomico, ciclico per certe dimensioni, e l'aspetto istituzionale e strutturale si intrecciano. Quindi vi sto dicendo di nuovo una cosa banale, che gestire la politica economica in Europa non è semplice. Ma passi avanti ne sono stati fatti. Nel 2010, tanto per dirne una, l'ho già citata, lo ripeto, l'unione bancaria non c'era. Oggi c'è una buona parte di un'unione bancaria, c'è un sistema unico di supervisione, c'è un sistema unico di risoluzione della crisi con strumenti adeguati. Ambedue sono esempi istituzionali e anche di risorse nel secondo caso di mutualizzazione. La mutualizzazione va avanti e in alcuni casi va avanti con molta difficoltà. Di nuovo qui condivido un'esperienza che vale quello che vale. Nella mia esperienza a Ecofin ho notato che moltissimo tempo dei ministri viene speso discutendo di dettagli apparentemente marginali, per esempio di quanto debbano essere le quote di versamento delle banche di un paese verso il fondo di risoluzione comune, discutendo di percentuali che sono minime,
perché di quello di cui si discute veramente è esattamente qual è la dose di mutualizzazione che si vuole mettere dentro un nuovo strumento europeo. Che questo sia un problema di fondo che pervade tutte anche le technicalities, anche gli aspetti istituzionali, lo fa riflettere la stessa Unione Bancaria, di cui, come ho detto, abbiamo due pezzi, supervisione e risoluzione della crisi, non abbiamo un terzo pezzo, che è il sistema di garanzia comune dei depositi, perché se ci pensiamo un attimo, è lì che l'ammontare di mutualizzazione è forse più elevato, è forse quindi più difficile da realizzare. Si tratta di ammettere che bisogna proteggere i depositi dei cittadini di tutti i paesi membri dell'Unione Bancaria e non solo i depositi dei cittadini del mio paese, in un sistema ideale. E quindi questo è qualcosa che ha a che fare sia con la mobilitazione delle risorse, ma anche con una condivisione profonda del fatto che ci sono meccanismi finanziari, ma che rispecchiano valori comuni. Quindi la faticosa marcia verso la mutualizzazione si trasferisce nel lavoro giornaliero, day by day, della Unione Monetaria, nella costruzione delle nuove istituzioni, nel modo in cui le istituzioni gestiscono la politica economica. L'esempio più recente è il dibattito che c'è stato sulle recenti decisioni della Banca Centrale Europea a proposito del QE, che io personalmente ritengo decisioni molto importanti, in cui le scelte della Banca Centrale hanno cambiato le regole del gioco, il playing field, ma naturalmente il dibattito si è anche un po' concentrato sul fatto che questo QE avesse una componente di mutualizzazione limitata. Questo, per chi ritiene come me che ce ne voglia di più, non è un fatto positivo, però mi piace sempre vedere il bicchiere mezzo pieno e dire che si sta andando nella stessa direzione e quindi sono convinto che faremo progressi. Non nascondo nulla se mi riferisco alle dichiarazioni pubbliche fatte da Jeroen Dijsselbloem questa notte a proposito dell'esito dell'accordo con la Grecia, dicendo che si è trattato di un esercizio di confidence building. Vorrei solo confermarlo profondamente. Questo è stato l'elemento più difficile di un accordo che è parziale, temporaneo, ma che è importante perché va in una direzione, va cioè nella direzione di più mutualizzazione, più sharing, e quindi, che implica naturalmente, una maggiore assunzione di responsabilità comuni. Questo è un segnale molto importante, al di là delle technicalities di quanto sia stato esteso il programma, se sono 4 mesi, se sono 6 mesi, eccetera. L'importante messaggio è che tutti i paesi della zona euro hanno deciso di condividere questo, pur di fronte a una difficoltà, e visto che sono qui vorrei citare o ricordare un fatto molto importante che nel dibattito viene ignorato o tralasciato, che la decisione che è stata presa dai paesi della zona dell'euro di concedere, di rispondere alla richiesta del governo greco di estendere il programma in essere, è una decisione che naturalmente coinvolge la volontà del governo greco e quindi del Parlamento e dei cittadini greci, ma coinvolge anche la volontà di parlamenti di altri paesi, non tutti, ma molti paesi, alcuni dei quali molto importanti in termini quantitativi quantomeno, devono chiedere ai propri parlamenti il permesso di estendere il programma greco. Questo può sembrare un fatto giuridico, una cosa fastidiosa, no, questo è un segnale importante che ci deve ricordare quanto sia importante e difficile procedere nella mutualizzazione delle istituzioni europee, ma è anche indispensabile. Questa è la democrazia in Europa, è la democrazia in cui si confrontano governi, si confrontano popolazioni, si confrontano parlamenti, confrontano nel senso positivo, non nel senso necessariamente conflittuale. Però questo è estremamente importante, quindi per questo io sono ottimista, perché vedo che malgrado queste grandi difficoltà si va nella direzione giusta. Ma cosa si può fare per accelerare questo processo? Ci sono tante cose nell'agenda di politica economica della zona euro,
tutte, o se non tutte, molte di queste hanno a che fare con l'atteggiamento verso la mutualizzazione. Ne ricordo uno banale che i colleghi che sono in questa stanza, con cui ho condiviso molte riflessioni di politica economica internazionale, sanno benissimo, a cominciare dall'aspetto macroeconomico, il fatto che gli squilibri di parte corrente sono squilibri, sì, che abbiano un segno più, che abbiano un segno meno, ma questo ancora non è pienamente incorporato nel meccanismo di sorveglianza, anch'esso complesso, che è stato creato in questi anni a livello di Commissione europea. I paesi in surplus subiscono oggettivamente pressioni diverse dai paesi in deficit. La differenza fra paesi creditori e paesi debitori esiste, non si può ignorare. Quindi al di là delle pressioni istituzionali ci sono evidentemente pressioni economiche e finanziarie. È possibile identificare un elemento di mutualizzazione in questo campo? Penso di sì, se si disegnano le regole e si implementano le regole in un modo diverso dal passato. Poi ci sono altri aspetti che hanno a che fare con la mutualizzazione. È entrata, è entrata in modo fondamentale, e io penso che sia un fatto positivo, nell'agenda di politica economica dei paesi europei l'elemento, il capitolo riforme strutturali, che naturalmente significano tante cose. Come ben sapete, il governo di cui faccio parte fa delle riforme strutturali un elemento centrale della sua politica economica. E questa esigenza nasce da una osservazione banale. Nel caso dell'Italia sono almeno 20 anni che ostacoli strutturali alla crescita ci impediscono di crescere un po' di più, e quindi bisogna aggredirli. Ma l'agenda strutturale vale per l'Italia come vale per, io direi, tutti gli altri paesi, sia pure con diversità nazionali specifiche. In un meccanismo integrato come quello europeo, quindi non solo la zona euro, ma sicuramente nella zona euro, c'è una dimensione di mutualizzazione dell'agenda delle riforme strutturali che comunque va esplicitata per almeno una ragione. In una zona fortemente integrata le riforme in un paese hanno un impatto sul vicino. Gli spillover sono molto importanti, sono più importanti di quanto si pensi. C'è un'esigenza di prenderne atto, eventualmente vedere se si tratta di condividere decisioni in questo senso nel meccanismo di politica economica europea. Ci sono poi altri elementi che hanno sempre una connotazione di mutualizzazione importanti, soprattutto in questa fase della crisi economica. Se dovessimo identificare una grandezza che dà il segno della debolezza dell'economia europea di questi anni, una grandezza macroeconomica, io direi che la scelta dovrebbe cadere sugli investimenti, che sono caduti, sia quelli privati che quelli pubblici, in misura molto significativa, e quindi hanno sottratto sia domanda che offerta all'economia nel quale ciò avveniva. E bisogna invertire questa cosa, bisogna sostenere la domanda con gli investimenti, bisogna sostenere la crescita potenziale con gli investimenti. Gli investimenti devono avvenire in un contesto di mercato integrato. C'è ancora molto da fare in termini di sfruttamento del mercato unico. Un'idea che può sembrare demodé, ma che secondo me è ancora validissima per stimolare gli investimenti. Si tratta di capire in che modo possiamo mutualizzare le regole in tanti settori nei quali vedrei la necessità di accelerare, come l'energia, come l'economia digitale, come i mercati finanziari, dove con tutti gli insegnamenti da prendersi a bordo della crisi finanziaria bisogna fare progressi verso un mercato unico dei capitali, e le cose che ho citato sono, e questo è un fatto positivo secondo me, nell'agenda della nuova Commissione europea. Ci sono poi altri aspetti, ne cito un altro che è importante in sé ma anche importante come esempio, che è il lavoro. Uno degli insegnamenti chi si è occupato della teoria delle aree valutarie ottimali, come ben sapete, avevano messo al centro della riflessione sulle aree valutarie ottimali la necessità di mercati del lavoro che, in assenza di tassi di cambio, fornissero un meccanismo di aggiustamento agli squilibri, sia in termini di salari relativi che in termini di mobilità.
Questo è un tema evidentemente centrale per tante ovvie ragioni. La prima che cito è che il mercato del lavoro in Europa non funziona bene, se è vero che abbiamo e abbiamo tutti questi disoccupati. Non funziona bene se rimane segmentato e quindi impedisce di sfruttare i benefici dell'integrazione. Non funziona bene perché non ci sono istituzioni europee per il mercato del lavoro e questa è una grave carenza. La presidenza italiana, scusate se faccio un pochino di pubblicità, aveva proposto ai colleghi durante la presidenza italiana di Ecofin, ha proposto e ottenuto di discutere di meccanismi di mutualizzazione di risorse atte a sostenere il ciclo quando è debole, quando provoca disoccupazione. Un meccanismo che aveva, secondo me, due aspetti positivi. Uno in quanto tale, perché mutualizzava le risorse, qui naturalmente una delle obiezioni è stata subito, ma chi paga per cosa? Perché i bilanci pubblici del paese A dovrebbero sostenere i disoccupati del paese B? La classica discussione sulla mutualizzazione. Quindi avrebbe superato, o almeno cominciato a superare questo aspetto, ma avrebbe avuto un altro aspetto importante, cioè che se c'è un'istituzione europea, e questo vale per il lavoro, ma vale anche per il capitale, vale per le banche, se c'è un'istituzione europea che dà delle indicazioni su come i mercati devono funzionare, questo dà un'impronta alle agende di riforma strutturale nei vari paesi, perché allora c'è un interesse oggettivo a disegnare le legislazioni nazionali in modo che possano integrarsi, fare un matching il più ottimale possibile, se posso usare questa brutta espressione, scorretta espressione, tra l'altro sbagliata, con le istituzioni europee, quindi il livello di integrazione tra diversi strati. Ma comunque, ho già parlato anche troppo e vorrei avviarmi alla conclusione. Ci sono molti insegnamenti che si possono trarre, e sicuramente ne avete discusso, dalla crisi dell'euro. Un insegnamento, forse il primo su cui gli economisti si sono concentrati, è che gli economisti stessi avevano commesso molti errori, come spesso fanno, nel giudicare che, per esempio, uno dei problemi che il nuovo euro avrebbe incontrato sarebbe stato lo squilibrio di bilancio pubblico, che pure è un problema. È stato smaccatamente ignorato, e ovviamente mi ci metto anch'io per quello che vale nella mia professione di economista, il fatto che in unione monetaria ci sono gli squilibri di bilancio dei pagamenti e che questi squilibri di bilancio dei pagamenti sono importanti soprattutto quando si associano al rischio di frammentazione di cui parlavo prima. Quindi c'è un problema in unione monetaria che la possibilità di andamenti divergenti delle economie che ne fanno parte assuma una dinamica esplosiva, assume una dinamica divergente e di conseguenza ci siano forze profonde che minano di nuovo alla base la sostenibilità dell'unione monetaria. Questo è un tema che lo stesso Mandel ha messo in evidenza. Questa è una ragione in più per cui bisogna avere un atteggiamento a favore della mutualizzazione, perché se si ha un atteggiamento a favore della mutualizzazione ne deriva una implicazione importante tra le altre cose, e cioè che nel valutare una situazione di crisi di un paese in unione monetaria bisogna sì identificare quali sono gli elementi nazionali per il fatto che un paese sia in difficoltà, ma bisogna identificare anche quali sono gli elementi di sistema. Un paese può andare male all'interno di un sistema che è più o meno robusto e quindi quel sistema può essere più o meno in grado di sostenere il paese in difficoltà. Questo richiede un approccio che vada al di là delle soluzioni nazionali, che integri le soluzioni nazionali con quelle europee, che quindi abbia un atteggiamento di costruzione delle istituzioni favorevole alla mutualizzazione, non sfavorevole alla mutualizzazione, e che permetta quindi di combinare i due aspetti. Naturalmente, e ho finito, la mutualizzazione è un processo molto lungo. Una delle altre cose che gli economisti internazionali amano fare o amavano fare, sicuramente hanno molto amato fare quando il progetto dell'Unione Monetaria è diventato un obiettivo politico di politica economica esplicita, è confrontare una area valutaria che ancora non c'era, cioè l'euro, con un'area valutaria che invece c'era un sacco di tempo, che sono gli Stati Uniti. E
un esercizio che tutti noi in qualche modo abbiamo fatto è cercare di capire in che modo si potessero trarre insegnamenti dall'economia americana e trapiantarli nell'economia europea. Io credo che molti insegnamenti si possono prendere, non tutti, forse quelli che si possono prendere di meno hanno più a che fare con la storia istituzionale e politica piuttosto che con quella economica. Però il punto finale è, a questo punto è quasi ovvio. Quando è che potremo dire che il processo verso la mutualizzazione sarà in qualche modo a sua volta irreversibile? Quando cominceremo a discutere senza pregiudizi della mutualità in campo della fiscalità? Fino a qualche tempo fa si parlava molto di eurobonds in varie forme, per varie ragioni, con varie funzioni. Non se ne parla più, o se ne parla poco, sicuramente non se ne parla più a livello di policy making. La ragione non è che questi strumenti, chi è ostile a questa idea non è che mi dice sono idee sbagliate, mi dice sono idee premature. E perché? Perché c'è un fondo di verità in questo atteggiamento. La mutualizzazione della fiscalità è in realtà l'anticamera della mutualizzazione della politica. E cioè bisogna essere molto onesti con noi stessi e dire che nel momento in cui si mutualizzano le risorse fiscali, quindi in qualche modo gli impatti sui bilanci nazionali, inevitabilmente si introduce una cosa ancora più difficile e importante, cioè fino a che punto vogliamo mutualizzare la politica, fino a che punto cioè vogliamo muoverci decisamente verso l'unione politica. Quando questo tema smetterà di essere un tema esoterico e diventerà un tema normale di discussione, compresi tra ministri, ecco allora forse potremo dire che il progresso verso la mutualizzazione sarà molto avanzato. Grazie molto della vostra attenzione. Grazie tante per Carlo. Il ministro non ha tanto tempo ovviamente, però ci è concesso un po' di Q&A, un po' di domande, quindi se avete delle domande vi prego di farle abbastanza brevi perché non ci abbiamo tanto tempo. Non siamo curiosi? Costantino. Sì, buongiorno, il mio nome è Paolo Bossard, vengo dalla Svizzera. Riallacciandomi all'ultimo punto che ha sollevato sulla fiscalizzazione, sarei curioso di avere una sua opinione riguardo al nuovo accordo fiscale. Chiaramente qua ci stiamo portando ai limiti dell'Unione, sto parlando delle relazioni bilaterali tra l'Unione e la Svizzera in questo caso specifico. E se non erro, penso questo lunedì verrà siglato il nuovo accordo fiscale. Soprattutto in un contesto particolare per la Svizzera, dove un anno fa c'è stato un referendum popolare che va a limitare l'immigrazione, dove c'è stato un cambiamento fondamentale a livello di segreto bancario, sarei giusto interessato di sapere se quanto questa relazione con la Svizzera si integra nel discorso europeo. Sì, in effetti lei aveva visto la mia agenda, perché io lunedì sono a Milano per firmare con la mia collega svizzera esattamente questo accordo, di cui sono molto contento, che ha richiesto un lavoro molto duro da parte italiana, da parte svizzera sul negoziato. È un accordo importante in sé perché elimina tutte le barriere all'informazione ai fini del segreto bancario fra i due paesi, ma, e forse questo è il punto a cui lei si riferiva, tutto ciò avviene in un contesto nel quale, per usare una espressione introdotta dal mio precedente capo, non dal mio attuale capo, cioè il segretario generale dell'OCSE, è la fine del segreto bancario, e cioè il fatto che con lo scambio automatico di informazione multilaterale tutti i paesi che aderiscono, e sono tantissimi anche se non tutto il mondo, a questo regime, abbattono di fatto la possibilità di avere un segreto bancario. Quindi le
gli accordi bilaterali come quelli tra Italia e Svizzera, che sono stati anche resi possibili dal fatto che il Parlamento italiano ha approvato la voluntary disclosure, cioè un sistema di incentivi e penalizzazioni, ma non condono, vorrei sottolineare questa cosa, per tutti i cittadini italiani che intendono regolarizzare la loro posizione, avviene appunto in questo contesto. Io potrei dire, spingendo un po' in là, ma non tanto, il mio punto sulla mutualizzazione, che questa è una mutualizzazione delle informazioni, e cioè siamo tutti su un level playing field. E vorrei anche rivendicare il fatto che questo avviene in un contesto in cui tutti i paesi lo hanno adottato. E se permettete un secondo spot pubblicitario, durante la presidenza italiana la decisione di incorporare lo scambio automatico di informazione, che partirà a regime dal 2017, è stata formalmente adottata dall'Unione Europea. Quindi questo è un ulteriore elemento che permette allo stesso tempo i paesi di decidere le politiche fiscali che vogliono, ma di farlo in un contesto di level playing field e di completa trasparenza. Quindi questo è un elemento importante della mutualizzazione e del confidence building. Buongiorno, mi chiamo Christine Mark Ballen, sono statunitense, vivo tra l'Italia, la Grecia e la Svizzera. La mia domanda, Ministro Padoan, visto che all'interno dell'OCSE la Grecia faceva parte della sua area di competenza, e visti gli ultimi accordi? Sì, visti gli ultimi accordi con la Grecia, vista la sua esperienza con questo paese, mi interessa una sua opinione personale su cosa può accadere nei prossimi 4 anni di questo accordo. Come vede lei la Grecia, cioè con il nuovo governo e con la nuova intesa? Grazie. Allora, se posso, farei 2 precisazioni. Uno, che la Grecia è nella constituency italiana del Fondo Monetario Internazionale, non dell'OCSE. L'OCSE non ci sono constituency. Sì, ma anche... ma comunque, insomma... Secondo, l'accordo che è stato siglato ieri sera all'Eurogruppo riguarda la richiesta di estensione dell'attuale programma che il governo greco ha con le istituzioni europee e il Fondo Monetario per 4 mesi. Questo accordo è un primo passo per ottenere 2 risultati. Uno, il completamento del programma e della review che, se approvata, dico se approvata perché non sappiamo ancora se sarà approvata, permetterà l'esborso dell'ultima tranche di questo programma, quindi fornirà alla Grecia risorse finanziarie. Ma tutto questo meccanismo ha soprattutto lo scopo di dare al governo greco e alle istituzioni il tempo di immaginare un nuovo programma o contratto, come il governo greco preferisce chiamarlo, io non ho nessun problema a chiamarlo così, che metta l'enfasi sulle necessità, se posso usare il termine, di ricostruzione dell'economia greca attraverso profonde riforme che cominciano con la lotta all'evasione fiscale, con la riforma della pubblica amministrazione, del sistema pensionistico, e potrei andare avanti. Quindi la situazione greca è oggi di difficoltà perché le risorse finanziarie stanno scadendo, stanno venendo meno. Ci sono segnali di tensione sui mercati, che però si sono acquietate, e questa è una buona notizia, dopo l'accordo raggiunto ieri sera. Questo è un primo passo verso un programma di più lungo termine, ed è un primo passo che ha 3 dimensioni. Una dimensione finanziaria, e cioè se la review viene completata ci sono risorse, un'implicazione legale, nel senso che mette a posto i rapporti contrattuali fra la Grecia, come ogni altro paese, e le istituzioni, e un elemento a cui io tengo molto, di confidence building, perché c'è un
accordo fra le istituzioni e i paesi europei e il nuovo governo greco, che naturalmente, questo lo sappiamo tutti, aveva fatto del suo programma elettorale, nel suo programma elettorale anche la decisione di rivedere drasticamente i rapporti contrattuali con le istituzioni. Come lei avrà notato, non la chiamo più troica, perché una delle cose che è stata decisa è di non usare più questo termine, io ne sono pienamente rispettoso. Quindi questo confidence building è importante, ma vorrei sottolineare, visto che lei è anche cittadina greca, se non ho capito male, che è importante che questa opportunità sia sfruttata nel miglior modo possibile, perché il problema del confidence è stato un problema serio, ripeto, lo ha detto Jerome Dijsselbloem e lo posso confermare dal mio punto di vista. È importante che fra i paesi coinvolti si accresca la fiducia reciproca, perché senza questa fiducia reciproca i prossimi impegni saranno difficili da mantenere. Luigi Valeri dall'Italia. La domanda è questa. Ascoltandola parlare, ho avuto l'impressione che quando lei parla di crisi della fiducia nell'Unione Europea si riferisca ad una crisi istituzionale, della governance, e quando parla di confidence building si riferisca alla necessità di riforme istituzionali della governance dell'Unione Europea. In fondo, se guardiamo al successo degli Stati Uniti nella gestione della crisi economica e l'insuccesso dell'Unione Europea, capiamo che non è che gli americani e gli statunitensi abbiano più fiducia reciproca tra di loro, tra democratici o repubblicani, e noi invece di meno, è che hanno regole profondamente diverse, hanno delle istituzioni profondamente diverse da quelle dell'Unione Europea. Lei ritiene che l'attuale assetto, la domanda è questa, lei ritiene che l'attuale assetto istituzionale dell'Unione Europea sia compatibile con la soluzione della crisi? Ritiene che, se anche lo fosse, a quale prezzo per l'Unione Europea e per i suoi cittadini? Grazie. Questa è una domanda che non richiede un'intera sessione, ma probabilmente un intero corso. E siccome ho speso gran parte della mia vita a tenere delle lezioni, mi viene molta nostalgia, ma chissà, forse tra poco. Grazie. Rispondere rapidamente alla sua domanda, ci sono tanti modi, mi scuso, uso il più banale. Negli Stati Uniti ci sono istituzioni che coinvolgono tutti i cittadini degli Stati Uniti, quindi un Parlamento, poi ci sono ovviamente gli Stati nazionali, eccetera, ma c'è un Parlamento. Nella zona euro ci sono 19 Parlamenti e già questo fatto la dice lunga sulla difficoltà istituzionale, cioè si tratta di mettere d'accordo le decisioni sovrane di 19 parlamenti, in alcuni casi come quello italiano io non devo andare al Parlamento a chiedere il permesso dell'estensione, ma sicuramente ci devo andare per altre questioni. Questo è il punto, quindi c'è da una parte una maggiore difficoltà del meccanismo istituzionale in Europa. Secondo, la questione più sottile che lei poneva all'inizio è che legame c'è col confidence building, ma io le do una risposta, se vuole, ingenua, e cioè in Europa dobbiamo avere istituzioni comuni, ma nessuno sarà disposto ad avere istituzioni comuni se non si fida delle persone con le quali condividere queste istituzioni. Quindi io sarò d'accordo, io come cittadino italiano sarò d'accordo a condividere, che ne so, un'istituzione come un Parlamento europeo diverso da quello attuale o con un mandato diverso da quello attuale con i cittadini degli altri paesi, se effettivamente deciderò che non ho mancanza di fiducia a prioristica con nessuno. Questa mancanza di fiducia c'è ancora, nel senso che un modo per capirla è che una data proposta di politica economica viene valutata non solo in base a che cosa dice, ma chi lo dice. Questo significa che chi dice qualcosa lo dice con una moneta di fiducia diversa da quella del suo vicino. Finché queste divergenze saranno importanti, sarà molto difficile prendere decisioni comuni. Allo stesso tempo è indispensabile prendere decisioni comuni perché siamo in un sistema comune. Quindi siamo noi che ci siamo costruiti questa contraddizione. Però se riconosciamo che è una contraddizione, la riconosciamo come insostenibile per sempre, e quindi bisogna andare verso
una direzione piuttosto che un'altra. Ecco perché ho insistito sul fatto che una domanda che bisogna sempre porsi è: stiamo andando nella direzione giusta o no? Fino adesso sì, magari con velocità diverse, qualche volta rischiando di andare fuori strada. Però se freniamo in tempo, andiamo avanti lo stesso. Yeah, I'm going to ask my question in English, if that's okay. My name is Konstantinos Kanellopoulos. I'm from Athens, Greece. And thank you very much. It's a great honor to have you here, to have you for such a great event. and I have a question. You highlighted the importance of mutualization and risk sharing. But I think that we could also want to hear if you think that centralization is also an important aspect that we need to implement in the European Union to pave inclusive and sustainable growth. And then secondly, with regards to Greece, what are some challenges that could arise for the approval of the extension agreement that was agreed yesterday by national parliaments in the next couple of weeks? Thank you. Mutualization implies some degree of centralization, but the amount of centralization that's necessary depends on another issue, which is very well known to European scholars, that's subsidiarity. Some functions you want to centralize, others you don't. But in both cases, you need mutualization, because you need to agree on sharing decision-making with someone else, be a lower level, higher level. The ECB cannot be but centralized, obvious example. So I don't see any contradiction there. The other part of the questions, I don't know. You know better. You know better your country than I do. I am just saying that I really appreciate the effort that the Greek authorities, in the person of Prime Minister, in the person of my colleague Varoufakis, put into what is for them a very difficult environment. So I pay a lot of great tribute to them and to the fact that we decided to share a common view, which may be painful from a political point of view, but this is about risk sharing, this is about mutualization once again. Grazie di nuovo, Piercarlo.